Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario 3D World. Siamo al mondo 1-2, grotta dei Koopa. Siamo con Luigi, perché a quanto pare ha vinto Luigi nell'ultima volta. Vi avevo chiesto chi volevate che io prendessi per il secondo livello e avete scelto Luigi. Quindi, allora, Todd alla fine comunque c'è stata la rivincita di Todd, perché alla fine ha preso diversi voti, però ha vinto Luigi. Quindi, allora, iniziamo subito e cerchiamo di non morire, possibilmente grazie. Guardate quante belle. Ok, benissimo. Io non ho fatto niente, io non sono partito. Sto registrando di mattina, abbiate pietà di me. Quindi inizierò anche a giocare bene, non vi preoccupate che un giorno ci riuscirò. Guardate come tenero il nostro Luigino piccolo. Allora, ok, entriamo dentro. Vi devo riprendere un attimo nei tasti perché cambio troppi giochi. E quindi vi assicuro che capire quali tasti usare nei vari giochi non è la cosa più semplice del mondo. Ok, sta andando bene. Detta grossa. No, torna indietro, Luigi. E diamine. Ok, tu finisci di distruggere pure tutto quanto che va bene. Io passo di sopra, nel frattempo. Oh, qui che c'è? Fugo. No, no, maledizione. Io lo sapevo che dovevo finire in quel modo. Oh, qui sotto c'è niente? Sembra di no, ma tanto io faccio così. Poi faccio così. Ok, è andata benissimo. Qui c'è nulla? Assolutamente no, sembra. Perciò saltiamo. Ce la facciamo passare di sopra? No, sì, forse di qua. Aspetta, volevo prendere quelle tre monete. L'ho viste qua. Tre, erano cinque, erano proprio tre. Comunque, cerchiamo di... No, vabbè, quella la lasciamo. Oh, secondo voi qui dove andiamo a finire? Ok, benissimo. Andata non proprio benissimo, ma insomma è andata. Qui c'è niente. Non mi ricordo se facendo così si possono schiacciare anche... Oddio. Far uscire robe oppure no. C'è roba sopra, aspettate. Intanto facciamo uscire le varie monetine. Dopodiché, aspettate, ho visto roba. Ho visto roba. Ok. Vita, one up. Perfetto. No, dammi guscio. Mi serve per prendere questa roba. No, ok. Cercavo di prendere quella roba lì, ma non è andata. Il Koopa in mutande, poverino. Mancava solo quello. Ma qua su sopra ci si poteva andare da qualche parte oppure no? Scusate, ma io controllo perché non si sa mai. In quanto io mi ricordavo. No, quanto pare mi ricordavo male. Qui c'è niente? Assolutamente no, sembra. Quindi procediamo e andiamo avanti. Che figata di gioco che è questo. Sempre stata una figata. Mi è sempre piaciuto fin dall'inizio, fin da quando lo comprai. Perché lo ritenevo una vera e propria aiuto. Figata. No, aspetta, volevo... Ok, presa. Gna, grandi così. Ora, ma si poteva salire qui sopra? O ricordo male io? Perché mi hai preso... No, mi sa di no. Ok, pensavo di poter andare anche lì sopra. Mi era preso il dubbio. Vieni qua, Koopa. Perfetto, bravissimo. Qui non c'è assolutamente niente. Checkpoint! Yes, riabbiamo il nostro Luigi grande. Poi, qui, fiore, fiore, fiore mio. Vai Luigi, distruggi. Meno male non ci possiamo prendere da soli, perché altrimenti avevamo già fatto i danni. Appunto, fatto molti danni. Allora, andiamo in questo pezzettino bonus e cerchiamo di distruggere tutti quanti. Perfetto. Stella, mo vieni, siamo a due. Vai così. E due stelle le abbiamo prese. Poi lì c'è un Goomba che si è fatto risucchiare. Lì sembra si può salire in qualche modo. Scusate, ci volevo provare. No, mi sembra di... Dai, ma questa è bastardaggine però. Bastardaggine Goomba. Maledizione. Mi sto morendo al secondo livello. Ale, fai schifo. Ale, fai veramente schifo, detto sinceramente. Allora, qui c'era il fiore. Ok, cerchiamo di giocare un po' meglio, Ale, perché fai un pelino schifo, stai facendo. Ma un pelino. Domanda molto concreta. La stella andava ripresa oppure... No, mi sa di sì, perché appunto vedevo che non c'era. Quindi mi sa proprio di sì. Io ho rischiato intanto di farmi del male fisico molto pesante. In quanto non riuscivo a... Ok. No, non ci arriviamo, dai. Non ci arriviamo, è inutile che io continui a fare... I mini gumbini. Maledizio, che non so come si chiamano. Io chiedo a voi, come sempre, perché tanto voi siete la mia fonte principale di informazioni. Perciò basta chiedere a voi, mi farete...
sapere come diavolo si chiamano i Goomba, quelli piccoli, maledetti. Ok, perfetto. Quel cuscio è malefico, eh. Malefico a bestia. No, rientra di qua. Perfetto, sì, mai. Possiamo cambiare direzione, tra l'altro, nei tubi. Tubi trasparenti, eccetera. E questa è una gran cosa, secondo me. Almeno per il mio modesto parere. In my honest opinion. E ok, grande così. Cuba, dove va lei? timbro, timbro, timbro. Perfetto, abbiamo sbloccato un timbro. Oh, dopo di... di che stavo per morire, ma è andata bene, quindi l'importante è questo. Stella, stella, che non ce ne facciamo assolutamente. Sai, grande soddisfazione spaccare tutto quanto. Te guscio maledetto, bellissimo. Ok, stiamo andando benissimo. Abbiamo preso le tre stelle, abbiamo preso il timbro, abbiamo preso tutto quanto. Siamo morti anche due volte, ma questi sono dettagli irrilevanti, ecco. Però insomma, ora vediamo un po' se riesco a non rimorire, possibilmente. Non ci si arrampica qui? Ah, infatti, non me lo dà. No, no, quelli... no. Ok, mi ricordo che soffiando sul gamepad si potevano mandare via e far scappare. Bene, l'importante è questa maledetta cupa. Ok. E vai, Luigi. Grandissimo Luigi, perfetto. Mamma mia. Allora, non me lo ricordavo... troppo bello questo gioco, veramente troppo bello. Grazie per averlo scelto, perché merita tantissimo questo gioco, è veramente fantastico. Cosa abbiamo sbloccato l'altra volta, Mario Gatto? Questa volta una moneta, un timbro della moneta. Ovviamente io vi ricordo che questi timbri si possono usare sul Miiverse per fare commenti, eccetera. Ok, cioè, ci dovrebbe sbloccare i nuovi livelli, cioè un livello che dovrebbe essere tipo boss. O almeno un qualcosa del genere. Non mi ricordo più cos'erano questi. Duello con i Placupa. I Placupa, bellissimi. E questa dovrebbe essere la casetta di Toad che ci dà roba. Anche qui c'è la roba. Perché non prenderla? Ok, di là non ci possiamo andare. Direi che ci possiamo... aspettate un attimo. La soddisfazione di prendere un po' di roba e di spaccare roba, lasciatevela. Allora, direi che ci possiamo vedere con il prossimo video di Super Mario 3D World. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi alla mia pagina Facebook. Se vi va, di iscrivervi al mio Twitter. Trovate i link in descrizione. Se vi va, ovviamente, di seguirmi sul Miiverse e aggiungermi su Steam, se avete un PC, ovviamente. Trovate tutto quanto in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto da Axios00 e alla prossima. Ciao!